Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, questa sera vi farò la ricetta dei broccoli fritti, come li faceva nonna mia, con i broccoli del nostro orto. Eccoli! Eccoli qui! Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e condividetela con i vostri amici. Grazie! Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di pochissimi ingredienti: broccoli, che io ho già lessato in acqua salata, fino a che non diventano morbidini, non devono essere proprio morbidi, morbidi, morbidi come per la zuppa, diciamo, va bene? Quindi quando andate ad infilare la forchetta devono avere una consistenza soda ma morbida. Poi abbiamo bisogno di 150 grammi di farina. Io metto la manitoba perché viene più croccante la pastella. Ebbene sì. Eccoli qua, già l'ho pesati. Una bella presa di sale. Ho preso poco. Scusa, abbiamo detto quanti broccoli sono? 300 grammi. Perfetto. Poi andiamo a mettere un pochino di olio, all'incirca un cucchiaio. E questo, mi raccomando ragazzi, noi abbiamo il nostro asso nella manica, l'olio del gruppo Caro. Vi metto in info box tutte le informazioni per ricevere sia l'olio che tutti gli altri prodotti del gruppo Caro a prezzi eccezionali. Eccezionali, qualità eccellente, sempre sottolineo. E acqua quanta se ne prende? All'incirca dovrebbero essere intorno ai 150 ml, ma dipende sempre dall'umidità della farina. Quindi voi pesate 150 ml e poi man mano che l'aggiungete vi rendete conto di quanto ce ne serve realmente. Che consistenza deve raggiungere? Appunto, la consistenza deve essere non troppo liquida, ma neanche troppo solida o papposa, come chiamarlo, come volete. Ecco, nonna mi diceva che la consistenza giusta è esattamente questa, cioè che rimane attaccata alla paletta. Voi ragazzi, nei commenti, mentre Silvia lascia tutto attaccato alla paletta, mi scrivete la città da dove ci state guardando? E io sono curioso. Esatto, come vedete non ce ne sono solo di 150. Ecco perché vi dicevo, dipende dalla farina, Perfetto. dipende anche dall'umidità di casa, sembra strano, ma è così. Allora, andiamo a mescolare bene per togliere tutti quanti i grumi e poi vado a mettere i broccoli dentro, così. A tutti insieme. Sì, così. Vado a mescolarli un pochino e li lascio, come diceva nonna, qui dentro a riposare. Quanto tempo? Ma giusto il tempo che la pastella va bene bene dentro i buchetti, no, delle cime. Capisco perfettamente. E allora, noi li facciamo riposare un pochino e ci vediamo tra poco. Intanto andate a mettere una bella padella dal fondo, scusate, dal bordo alto, con olio di semi di arachidi o olio extravergine di oliva sul fuoco. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci qua, l'olio è arrivato a temperatura. Potete fare la prova a stecchino, vi faccio vedere come. Mettete uno stecchino qui. Se fa le bollicine intorno, vuol dire che l'olio è a temperatura, se non avete un termometro. E adesso andiamo a mettere i nostri broccoli. Potete metterli singolarmente, così, oppure a cucchiaiate con la pastella, così. Vi posso assicurare che sono buonissimi in entrambi i modi. Devono Quanto devono stare? stare fino a che non diventano belli dorati. Perfetto. Quindi ci rivediamo a broccoli fatti. Ci vediamo per l'assaggio, quindi. Certo. A tra poco. Eccoli qua, ragazzi, sono pronti. Mi raccomando, fateli riposare su abbondante carta assorbente per alimenti, ovviamente, ok? Vi faccio sentire. Adesso guardate, che meraviglia. Dentro sono sodi, la pastella è poca, perché se no è solo pastella, ok? E sono buonissimi, dicono, giusto? Sì. Dicono. Questo lo mangio pure io, Sono belli croccanti.
Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao.